ripeti. Ma ha abbagliato il mio cane, quindi ma arrivederci, buona giornata, eh? Arrivederci signori. Ma cosa? Ma guarda chi si rivede, Mario Cipollini, siediti qui, dai. È da tanto che non ci vediamo, Aldo. Come stai? Veramente ci siamo visti ieri, non te lo ricordi? Ah, eri tu. Scusami. Brr, che freddo che fa, non ci sono più le mezze stagioni, è proprio vero. La notte scorsa ho avuto i brividi. Hai avuto i brividi dal freddo e ti battevano i denti. No, quelli per fortuna li avevo sul comodino. Lo sai chi è morto? Oddio, chi è morto? No, ti chiedevo se fosse morto qualcuno ultimamente. No, sono passato come tutte le mattine davanti ai necrologi in piazza. Ma erano gli stessi della settimana scorsa. E tua moglie che dice? Mia moglie, lasciamo perdere, quella è impazzita completamente. Lo sai, mi ha riempito casa di gatti e c'è una puzza. Beh, se è solo per la puzza, apri le finestre. Sì, vabbè, così volano via tutti i miei piccioni. Ho fatto bene io a prendere una moglie ventenne. Pensa che l'ho messa incinta e aspettiamo un bambino. Aldo, ti posso raccontare quello che è successo al mio amico cacciatore? Cosa gli è successo? Sentiamo. Allora, una mattina è andato a caccia, ma invece di portarsi il fucile, è uscito con l'ombrello e a un certo punto si è trovato faccia a faccia con un orso e ha impugnato l'ombrello. E che cosa è successo? Uno sparo. E l'orso è caduto a terra, morto. Certo, deve aver sparato qualcuno. Esatto, è quello che volevo dirti. Spiritoso, spiritoso, anzi invidioso, ma è così bella, così bella. Però quando faccio l'amore sento sempre dei fischi. Sarà normale? E certo, alla tua età ti aspettavi forse gli applausi? Guarda che io a 80 anni ancora godo. Sì, ti godi la pensione, ti godi. Quale? Vedi quella signora? Quella vestita di rosso? Viene qui tutte le mattine con il cane alle 10:30, puntuale. E il cane della signora fa la cacca tutte le mattine alle 10:30. Puntuale. Certo, sto parco sta diventando un cesso. Guarda, qui si sta facendo un selfie con il cane, che assurdità. Si vede che tu non ami gli animali. Ma se ti ho detto che ho casa piena di gatti, dai. Ma quanti sono? Si sente una puzza. Una mandria, una mandria. Secondo te che cane Ora glielo chiedo. No, chiediglielo tu, sei tu che lo puoi sapere. è? Signora, ci scusi il disturbo, ma il suo cane
Di che razza è? Dice a me? Il mio Cicci? Bello, eh? Pensi che capisce tutto, ma proprio tutto, tutto. Sì, ma che razza è? È come un figlio. Anzi, meglio. Vero, Cicci mio, bello della mamma? Sì, certo che mamma ti vuole bene. Eccone un'altra che parla col cane e si risponde da sola. Se penso che un giorno non ci sarà più, non Si oso vede pensarci. che è di razza. Ha Da cosa lo deduci? un bel portamento e poi i cani assomigliano sempre ai padroni. Mattina, quando lo porto a spasso, scatto una foto e la mando a mio marito, che è in pensiero. In pensiero per lei, signora? No. Per il cane. Arrivederci, buona giornata, eh? Arrivederci, signori. Ma di che razza era il cane? Te l'ha detto? Si chiama Cicci. Ma Ma che? Cosa? un selfie? Ma dai, se vuoi una foto spettacolare da appendere in casa, come fanno tutti, devi rivolgerti ad un fotografo professionista, Ma mica un selfie. dai. Che ridi, è vero. Ma no, sai cosa stavo pensando? Pensavo a quei padroni che lasciano tutti i propri averi al cane quando muoiono. Ma guarda quei bambini. Ehi, voi, ma dovete giocare proprio qui? Andate più là. Pus Questo è un parco per cani, non per giocare al pallone. Il cane è troppo impegnativo, meglio i piccioni. E Ma perché dici questo? ci sono i compleanni, i regali da mettere sotto l'albero di Natale, il testamento. La ricerca del partner giusto per farli accoppiare. Ecco, pure quello, bravo. La signora si riavvicina, vuole parlare del suo cane. Ancora. Ah. È quasi ora di pranzo e non ho ancora deciso se preparargli le verdure ripiene o quelle grigliate. Al suo marito. No, al cane. Lo chieda al cane. Chi non mangia la verdura fa la cacca dura dura, fa la cacca anche vetrata, chi non vuole l'insalata. E se schifi il broccoletto, ne farai solo un pochetto. Ma se mangi le zucchine, la fai tutte le mattine. Fa molte foto al suo cane? Oh sì, pensi che le ho suddivise in cartelle. Quella dei giochi al chiuso, dei giochi all'aperto, Cicci che dorme, che fa la cacca, i primi piani, tante. Ma lo tiene in casa. Ma certo che lo tengo in casa, che domande, dove dovrei tenerlo? Cicci soffre di attacchi epilettici e spesso dorme con me. Mio marito è costretto, poverino, a trasferirsi sul divano. Anche tu, Mario, dormi sul divano? Pure gli attacchi epilettici, ma ti rendi conto? Lo sai che in Giappone ci sono sacerdoti shintoisti che offrono terapie di gruppo per esorcizzare i cani indemoniati? Per Ecco, ci vorrebbe a casa mia. No, i gatti? no, per mia moglie, no, per i gatti. 300 euro per mezz'ora e togli gli spiriti maligni. Beh, allora me la tengo così. Guarda, guarda, io ancora non ho capito se è lei che porta a spasso il cane o il contrario.
scopato è un bernaglio. Ma allora perché ci vieni? Perché le panchine custodiscono i sogni di tante persone. Perché? Perché la poesia è un fiore che si lascia su una panchina sperando che qualcuno lo raccolga. Sì, per fermarsi a respirare e guardare un filo d'erba che cresce. Perché qui puoi perderti tra le pagine di un libro, amico mio, e scordarti il cuore sopra le righe. Ma di che razza è il cane? Cicci.